oggi noi festeggiamo insieme il 25 aprile, lo facciamo in modo da valorizzare le diversità regionali e anche internazionali, lo facciamo ricordando i caduti, soprattutto qui nel nostro piccolo, i caduti del nostro collegio. L'emergenza coronavirus si abbatte anche su questa festa della liberazione, per la prima volta non ci sono cortei, non ci sono manifestazioni. Però vorrei vivamente che a non cambiare fosse la voglia di ricordare la storia, soprattutto i valori che sono patrimonio di questo paese e della nostra identità. Noi siamo giovani e prima di oggi forse non era mai stata colta, come dire, colto il compito di proteggere la vita di altri. Oggi sappiamo quanto la vita degli altri sia legata alla nostra e vediamo anche il sacrificio di tante persone, in particolare di tanti medici che stanno spendendo la loro vita per la salvezza, per la guarigione di altri. La maggior parte di noi prima di oggi non aveva mai sentito così forte l'urgenza di libertà. In questi giorni vi confesso che molti, anche molti di noi che sono a casa, mi hanno scritto di avere il desiderio di uscire, di avere il desiderio di libertà. Ovviamente il paragone è assolutamente improprio, non credo che questo tempo di coronavirus sia un tempo da paragonare alla guerra, come invece spesso i media fanno, ma non si può oggi, credo, non pensare a questa festa di liberazione, ai tanti che per sentirsi liberi hanno fatto l'esatto opposto di quello che noi avvertiamo per sentirci liberi, cioè non sono scappati, non sono usciti. A chi di fronte alla minaccia di perdere la libertà ha perso la propria vita, non già perché la libertà fosse più importante della vita, ma perché non potevano considerare la possibilità di una vita senza libertà. Senza libertà non c'è vita, non c'è dignità alla vita. Dio risposta porta con sé. Credo che sarà il modo per essere compagni di ogni uomo, capaci di percorrere le strade dell'umanità e di suggerirci anche una parola un po' diversa da quella che a volte sentiamo e pronunciamo. Quella parola pronunciata 75 anni fa dai caduti, dai martiri, dagli eroi che hanno lottato e resistito, facendoci oggi orgogliosi e poter dire anche noi siamo un popolo, anche noi siamo italiani. Buona festa della liberazione a tutti e buon 25 aprile. Questa esistenza che propongo, lasciamo deporre i fiori ai caduti del nostro paese.